sicuramente morale, continua nella striscia positiva, una vittoria di carattere del Modena. È una vittoria importante su un campo difficile contro una squadra che è da tutti considerata una delle squadre più forti del girone. Quello che a me è piaciuto tanto oggi è stato l'atteggiamento dal primo minuto, la personalità e la voglia che hanno messo i ragazzi per provare a fare la partita. Poi il risultato a volte è una conseguenza, se non avessimo vinto avrei probabilmente pensato le stesse cose. Credo che questi ragazzi stiano facendo bene perché tutto parte dall'atteggiamento, dalla voglia che ci mettono nella settimana di lavoro. Se questo che abbiamo fatto è frutto del lavoro, io sono contento. Spero non sia frutto del caso, ma voglio provare a pensare che dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto fino ad oggi e cercare di preparare al meglio la prossima partita. Un allenatore, per quanto possa essere contento, non può fermarsi ad un risultato o due risultati positivi, deve per forza guardare avanti e spingere forte, cercando di convincere la squadra in quello che fa. Ma il merito è soprattutto dei ragazzi, perché loro sono quelli che vanno in campo, loro sono quelli che affrontano l'avversario, loro sono quelli che ci mettono la voglia per arrivare con le maglie strette fino al 90esimo e portare a casa il risultato. Primo tempo in cui eravate partiti più convinti rispetto al Padova, poi invece nella ripresa è partito meglio il Padova rispetto a voi, poi siete riusciti però a pungere, l'avevate preparata così? No, a volte le partite non si preparano perché tu puoi preparare qualcosa quando conosci l'atteggiamento dell'avversario. Noi avevamo preparato una partita per fare la nostra partita, per provare a venire qua a vincere. Primo tempo secondo me abbiamo fatto bene, ci è mancato l'ultimo passaggio, ci è mancata un po' di precisione negli ultimi 20 metri. Nel secondo tempo, i primi 10 minuti abbiamo concesso un colpo di testa su un calcio d'angolo e una punizione dal limite, poi però la squadra si è ricompattata, ha trovato il gol, poi dal gol saltano un po' gli schemi perché loro hanno cambiato qualcosa, hanno provato ovviamente a buttarsi in avanti per pareggiare, però credo che anche in quel momento la squadra è rimasta ordinata, è rimasta aggressiva, ha concesso poco all'avversario che vi ripeto è un avversario di grande valore. Una battuta sui singoli, Ferrari che è tornato al gol decisivo e anche Muroni che ha fatto i primi 90 minuti con la maglia del Modena. Vabbè, hanno fatto tutti una buona partita. Sono contento che Carlo abbia fatto gol, ma sarei stato contento se l'avesse fatto Gagno o se l'avesse fatto Narciso Pacini. Io non guardo quello, io guardo a come la squadra lavora collettivamente in campo. Muroni è un ragazzo che conosco, so quello che mi può dare. Oggi è stato, anche lui è arrivato, si è messo a disposizione, ha fatto quello che doveva fare, a margine di miglioramento pure lui, però credo che anche Muroni abbia fatto una buona partita come tutto il resto della squadra. Prossima sfida a Vicenza, guarderà Vicenza Carpi stasera o ci pensate da domani a Vicenza? No, l'allenatore non può rilassarsi, purtroppo è giusto che i tifosi festeggino, che voi magari godiate perché siete, immagino, tifosi anche voi e l'allenatore deve già pensare alla partita prossima che è mercoledì e non c'è tanto tempo per prepararla. Quindi si guarderà Vicenza Carpi. Qualcosa sì.